Signore e signori, amici sportivi, buonasera, è Mario Mattioli che vi parla e vi saluta. Sono immagini che, coordinate dal regista Egidio Luna, vi giungono dal Palasport di Borgo Abugiano, località a soli 3 km da Montecatini Terme. In pratica l'abitato della cittadina termale non si interrompe, quasi a formare un tutt'uno con il piccolo ma popoloso agglomerato urbano di Borgo Abugiano, che, anche se siamo ormai al termine delle vacanze, si presenta con il tutto esaurito alberghiero per quanto riguarda la ricettività vacanziera. Vedete inquadrata, l'avete appena vista, la signora Rosanna Conti Cavini, che è la organizzatrice di questa serata, mentre questi è l'avversario del nostro campione europeo dei pesi mosca, Salvatore Fanni, che, opposto a Mario Cruz Alfaro, un messicano residente comunque negli Stati Uniti, a Houston, nel Texas, un Salvatore Fanni, dicevamo, che tenta di dare credibilità e tenta di dare ossigeno alle sue velleità di tentativo al titolo europeo dei pesi mosca, ovviamente, per la categoria, per la versione WBC. Un tentativo che tuttavia potrebbe anche essere favorito dal valore di Salvatore Fanni e soprattutto dal momento, che potrebbe apparire particolarmente favorevole. Il momento del pugilato italiano, di contro, a un primo sguardo non sembra molto felice. I praticanti non sono tantissimi, ma tuttavia sono di qualità, e questo dà fiducia, dà spinta a coloro che supportano questa disciplina. Una disciplina che nell'anno delle Olimpiadi, per quanto riguarda l'Italia, esce da Barcellona, come si suol dire in maniera molto comune, con le ossa rotte. Sappiamo che i nostri 5 rappresentanti hanno avuto vita molto difficile, sono subito usciti dall'agone olimpico. Tuttavia la speranza per quanto riguarda i professionisti è notevole, sono pochi ma molto buoni. Seguiamo intanto queste 10 riprese con le quali Salvatore Fanni, dicevamo, tenta di fare ancora un passo avanti verso un tentativo di conquista del titolo mondiale versione WBC dei pesi mosca. L'avversario, Mario Cruz Alfaro, questo messicano, nel suo curriculum di 20 combattimenti ne ha vinti 15, ne ha pareggiati 3, ne ha persi soltanto 2. Uno per KO alla 10ª ripresa contro Jaime Olvera. Sta a dimostrare della resistenza e del valore di questo Cruz Alfaro. Di Salvatore Fanni sappiamo tutto: 28 combattimenti, soltanto una sconfitta, quella che porta la data del 16 novembre 90, quando tentò di conquistare il titolo europeo della categoria e fu sconfitto da Pat Clinton. Combatté a Quarto Sant'Elena, combatté in casa, fu una serata molto dura, molto triste, molto difficile da digerire per Salvatore Fanni, il quale tuttavia riuscì a rifarsi con gli interessi a Cagliari agli inizi del 91, quando sconfisse per KO alla 2ª ripresa Joe Kelly, l'altro britannico, conquistando il titolo continentale. E la prima ripresa, ripetiamo, l'incontro è previsto sulle distanze dei 10 round. Salvatore Fanni, pantaloncini blu con fascia gialla, mentre Cruz Alfaro, pantaloncini rossi con bande bianche. Una prima ripresa tranquilla fino a questo momento. I due pugili tentano ovviamente di prendere le distanze l'uno dall'altro, difficile affondare i colpi. Ricordo che il limite di categoria dei pesi mosca è 50 kg e 802 grammi. Ambedue i pugili si sono presentati leggermente al di sopra, con 51,5 kg per Salvatore Fanni, 51,6 kg per Mario Cruz Alfaro.
il manager di Salvatore Fanni e l'intramontabile Rocco Agostino, uno dei manager più quotati e più, soprattutto più medagliati, se vogliamo dire, nel campo pugilistico europeo e anche mondiale, potremmo dire. Rocco Agostino, che ha saputo portare in questi ultimissimi tempi ai massimi livelli mondiali Patrizio Oliva, una Patrizio Oliva protagonista sia nella prima parte della sua carriera che nella seconda. Alcune immagini intanto vediamo di bordo ring. Ricordo che la serata è organizzata dalla signora Rosanna Conti Cavini, l'unica signora del pugilato. Sono numerose le riunioni organizzate dalla Cavini. Intanto il regista Egidio Luna ci ha riproposto una fase della prima ripresa, una prima ripresa senza particolari emozioni. Salvatore Fanni ha badato più che altro a scaldarsi senza affondare benché minimamente i colpi, e mentre Alfaro ora al primo assalto del nostro campione appare quasi in difficoltà, tuttavia era soltanto una sbandata. Appare molto ben allenato Salvatore Fanni, molto ben in linea, fisicamente a posto. È chiaro, per un peso mosca non è difficilissimo mantenere una forma accettabile, tuttavia il problema del peso esiste anche, potremmo dire quasi soprattutto, per queste piccole categorie, specie in tipi particolari di fisici. Salvatore Fanni è un brevilineo, ma probabilmente non un mosca naturale, è un pugile che tende, potrebbe anche avere accesso a categorie superiori. Ricordiamo che il limite dei gallo è 53,5 circa, mentre a livello mondiale vi è anche la categoria dei super mosca a 52 kg e 160 grammi. Si infiamma il combattimento, o perlomeno tenta Salvatore Fanni di dare maggior volume alle sue azioni. Molto chiuso Salvatore Fanni, più disinvolta la guardia di Cruz Alfaro, questo messicano di Houston nel Texas. È molto numerosa la colonia messicana nel Texas, come pure nel New Mexico, sono i due stati del sud degli Stati Uniti. Vi ricordo che Salvatore Fanni ha già difeso numerose volte il suo titolo. Intanto un colpo quasi appoggiato da parte del nostro campione, va al tappeto il messicano, un colpo che sicuramente non aveva i crismi della pericolosità da parte del nostro campione, tuttavia lo ha accusato nettamente Cruz Alfaro, e il knockdown nel corso della seconda ripresa che proietta Fanni in netto vantaggio sull'avversario, fino a questo momento è ovvio, e dà a Cruz Alfaro lo spunto per reagire in maniera abbastanza pesante negli intenti, tuttavia non tanto nella sostanza. Termina la seconda ripresa, per cui nettamente il vantaggio in vantaggio per il nostro campione europeo, grazie al knockdown inferto all'avversario. Ecco, rivediamo ora Egidio Luna ci ripropone. E il sinistro, sì, è netto, ma tuttavia non è un sinistro di quelli brucianti, violentissimi. Un gancio di Salvatore Fanni, e per Mario Cruz Alfaro è il knockdown nel corso della seconda ripresa. Un incontro per cui che si mette subito
su un piano positivo per il nostro campione. Un Salvatore Fanni che, lo ricordiamo ancora, cerca con questo incontro di avvicinarsi ancora di più alla possibilità di poter combattere per il titolo europeo versione WBC. Ora abbiamo rivisto il gancio, un gancio che c'è stato indubbiamente, comunque, che Mario Crussofaro ha assorbito e subito innanzitutto, oltre che averlo assorbito, in maniera notevole, fino a finire al tappeto per il conteggio. Ancora in avanti Salvatore Fanni, che ha messo da parte subito qualsiasi timore per quanto riguarda l'avversario. Non dimentichiamo che per i pugili in possesso di titolo, questi incontri che non hanno un titolo in palio sono sempre pieni di pericolo, magari per una esibizione sulle 10 riprese come questa può saltare una difesa volontaria o ufficiale del titolo, per cui è chiaro che Salvatore Fanni ha cominciato l'incontro con una certa circospezione. Ora, visto l'esito della seconda ripresa con il knockdown inflitto all'avversario, ora ha acquisito una certa disinvoltura il nostro campione e tenta di stringere i tempi per concludere il combattimento prima del limite, se possibile. Si offre in guardia destra Mario Crussofaro, poi visto che i risultati non sono quelli sperati, si rimette in guardia normale. Ancora Fanni in avanti, non sembra Cruz in grado di porsi con una certa pericolosità nei confronti del campione europeo, che riparte subito dopo il break, molto sicuro, molto determinato appare Fanni, 28 anni, nato a Cagliari, Salvatore Fanni, il 10 luglio del 64. E ancora va giù Mario Crussofaro, evidentemente provato dai colpi a ripetizione del nostro campione europeo. Viene contato, si rialza e va bene, è molto bene in linea. Salvatore Fanni può anche apparire pronto ad aspirare a traguardi superiori al titolo europeo, ma dobbiamo dire, a scanso di equivoci, che Mario Crussofaro, nonostante le premesse, non sembra in grado di costituire un serio e valido banco di prova per Salvatore Fanni. Si può anche sostenere che il knockdown subito nel corso della seconda ripresa ha fiaccato probabilmente la resistenza sia fisica che psicologica del pugile messicano, tuttavia anche in questi scambi non appare assolutamente in grado di impensierire minimamente il nostro campione. Termina anche la terza ripresa, un nuovo knockdown inferto a Mario Crussofaro da parte di Salvatore Fanni. Dovremo rivedere la fase del secondo atterramento del pugile messicano. Il regista Egidio Luna dovrebbe riproporci il momento del secondo atterramento, mentre uno scorcio del cartellino che viene compilato dall'arbitro e da due giudici. Ecco qui, vediamo, puntuale il rallenti, Fanni ovviamente è di spalle, ecco il destro, molto bello questa volta, è un destro veloce che colpisce Crussofaro alla punta del mento. Eccellente il tempo di Salvatore Fanni in questo scambio. Se il gancio sinistro del primo atterramento era stato un colpo non secco, più che altro appoggiato, ma comunque subito e sentito da Mario Crussofaro, questo destro è stato di ottima fattura, un grande tempismo. Ora Fanni insiste nella sua azione,
siamo nel corso della quarta ripresa. Ancora Fanni scatenato, deve solo subire Mario Cruz Alfaro. C'è un buon pubblico nel piccolo palasport di Borgo a Bugiano in questa serata, che è patrocinata dall'azienda promozione turistica di Montecatini Terme, Val di Jevole, e grazie alla collaborazione e soprattutto alla volontà nel portare avanti l'operazione da parte del presidente Alberto Lapenna. A vuoto intanto il pugile messicano, ora Fanni lo stringe alle corde, tenta di colpire a due mani, non vi riesce. Tenta di muoversi sul tronco Alfaro, almeno per offrire a Salvatore Fanni un bersaglio meno fermo possibile. Ancora Fanni in avanti, molto veloce nei suoi colpi, è costretto a subire senza soluzione di continuità il pugile messicano. Buono il destro di Fanni, assorbe questa volta con apparente disinvoltura il centroamericano. È un testa a testa. Buoni i ganci di Fanni. Interviene infine il direttore di gara a dividere i due contendenti, di nuovo a corta distanza. Schiva un destro volante Fanni, uno dei rari colpi dell'avversario, che poi deve subire un corto montante al volto. Ancora in corpo a corpo i due pugili, ancora Fanni, e buona l'azione del pugile cagliaritano, molto ben preparato, seppure in quella circostanza va vuoto, e termina anche questa quarta ripresa. Nessun problema per Salvatore Fanni, che è fuori dubbio dopo gli atterramenti inflitti all'avversario nel corso della seconda e della terza ripresa. Ora si trova il combattimento su un piano di estrema tranquillità, per cui è in grado di gestirlo come meglio grada. Uno scorcio intanto del palasport di Borgo a Bugiano in questa serata tiepida di fine estate, mentre il regista Egidio Luna si è riproposto alcune immagini della ripresa precedente. Siamo all'angolo del pugile messicano, ora sulla sinistra vediamo Salvatore Fanni, eccolo qui, il profilo del nostro campione europeo, mentre il pugile messicano ha un volto che appare già approvato. Un pugile messicano che nel suo curriculum vanta vittorie contro Martin Mesa per ben due volte ai punti, per KO contro Enrique Gonzalez, e una vittoria ancora per KO all'ottavo round contro Valente Lubian. Sono pugili che a livello mondiale contano qualche cosa, per cui una garanzia per Salvatore Fanni in questo suo tentativo di tentare la scalata al mondiale versione WBC. Abbiamo appena visto una bellissima azione di Salvatore Fanni, è riuscito a rimanere in piedi Mario Cruz Alfaro, ancora in guardia destra il pugile messicano, ma Fanni non
se ne dà per inteso, continua nella sua azione demolitrice. Ottimo il sinistro di Fanni che si inserisce nella stretta guardia dell'avversario. A vuoto poi Alfaro nel tentativo di ribattere agli assalti dell'avversario. Molto ben preparato Salvatore Fanni. Rocco Agostino ha di che essere contento di questo pugile molto serio. Ottimo il destro di Salvatore Fanni, crolla al tappeto. Mario Cruz Alfaro, l'arbitro, il direttore di gara, sostiene che non vi è stato un colpo da parte di Fanni in grado di poter mettere in difficoltà l'avversario, ma non siamo d'accordo su questa decisione. È tutta una serie di colpi da parte di Fanni che stanno mettendo a dura prova la resistenza di Alfaro, che ormai appare al lumicino. Ottimo il destro comunque del messicano, un destro d'incontro largo che coglie impreparato Salvatore Fanni, ed è il primo colpo fino a questo momento che il pugile messicano riesce a portare ai danni del nostro campione. Un destro volante che coglie in pieno volto Fanni, ora addirittura tenta un montante Cruz, a vuoto peraltro. Si rifà subito con gli interessi Fanni, poi lega il messicano, un destro di Fanni, poi un sinistro, a vuoto Cruz Alfaro. Tocca e poi ancora un cortissimo gancio di Salvatore Fanni e vediamo, scuote la testa Alfaro, si rialza comunque, si rialza coraggioso il pugile messicano e termina la ripresa a salvare Mario Cruz Alfaro. Un altro atterramento, non vi è alcun problema per quanto riguarda un computo numerico di valutazione per quanto riguarda questo incontro. È troppo forte Salvatore Fanni per Mario Cruz Alfaro, che trova grande difficoltà in questo suo 21esimo combattimento. Ecco, rivediamo molto opportunamente Egidio Luna, si ripropone subito l'episodio del knockdown nel corso di questa ripresa. Eccolo qui il corto gancio. Non è un montante vero e proprio, probabilmente era un montante nelle intenzioni di Fanni, ma la vicinanza dell'avversario ha impedito il completo percorso del colpo, per cui un corto gancio, potente peraltro, che si è abbattuto su Alfaro ed è stato il terzo knockdown in 5 riprese. Al tappeto il messicano nella seconda, nella terza e sul finire della quinta ripresa. Ora siamo nel sesto round. Salvatore Fanni e ancora il colpo ai danni di Alfaro, viene invitato a colpire oltre la cintura, colpo basso forse, ma ormai la resistenza del pugile avversario del campione europeo Salvatore Fanni appare limitatissima, ed un destro violento allo stomaco da parte di Fanni, e questa volta crediamo che l'arbitro non possa far continuare il combattimento. Ci si augura almeno così è, termina il combattimento. Ormai era un calvario per Mario Cruz Alfaro ed è una vittoria tranquilla, serena per Salvatore Fanni. Un test in vista di un eventuale tentativo al mondiale WBC, ma per onor di cronaca occorre sottolineare come questo test non sappiamo fino a che punto possa essere veritiero, perlomeno possa avere valore dal punto di vista tecnico per il campione europeo dei pesi mosca. Salvatore Fanni, mentre ora è inquadrato il suo avversario, il messicano Mario Cruz Alfaro, che veniva indicato prima dell'incontro come un banco di prova di notevole valore. E qui la verità è sempre nel mezzo, occorre vedere se il valore di Fanni è stato tale da mettere subito in difficoltà l'avversario,
che ricordiamo è andato al tappeto per la prima volta nella seconda ripresa, oppure Mario Cruz è arrivato in Italia con delle credenziali forse eccessive rispetto al reale valore. Comunque l'incontro è terminato in questa sesta ripresa, ora si attende soltanto il verdetto ufficiale. Una vittoria per Salvatore Fanni per KO tecnico alla sesta ripresa. Ed eccoci al verdetto ufficiale, in effetti è KO tecnico per Salvatore Fanni all'inizio della sesta ripresa. Un buon biglietto da visita per tentare, chi lo sa, una mondiale WBC. Rocco Agostino, il manager del campione europeo, è sulla strada. Occorrerà vedere se le varie organizzazioni italiane riusciranno a dare la possibilità al pugile cagliaritano di poter coronare la sua carriera fino a questo momento estremamente brillante con un tentativo così importante. Con queste immagini, signore e signori, è tutto. Grazie per l'ascolto. Da Mario Mattioli, da più cordiale, buonanotte. Buonasera, eccovi collegati col palazzo di Marino, siamo alle porte di Roma per il campionato mondiale di supermedi tra il nostro Mauro Galvano, è il campione in carica della categoria, e l'inglese Nigel Benn, che è lo sfidante ufficiale. Speriamo di assistere anche stasera ad un grande combattimento come è stato venerdì scorso a Voghera per il match tra Giovanni Parisi e il messicano Altamirano. I due pugili stanno arrivando sul quadrato e già sul ring Nigel Benn, il distruttore nero, così è chiamato, The Dark Destroyer, cioè appunto distruttore nero. Galvano è appena salito sul ring, c'è un clima molto acceso, ci sono anche diversi tifosi inglesi. È un match nato tra le polemiche, intanto si è spaccata la organizzazione. Mauro Galvano, vedete, molto concentrato, ancora due parole con Giovanni Parisi. Giovanni, un match incredibile per emozioni, quello tuo di venerdì scorso, come ci si sente adesso campioni del mondo? Naturalmente è diverso, già si sente campioni, più popolarità, la gente ti riferma per strada con grosso piacere, mi richiede autografi, molte toffe, mi riconosce, è un'altra cosa. Sì, è un'altra cosa. Fa piacere presentarlo, perché di solito si ha del pugilato un'idea molto spesso non giusta. Vedete che ragazzino, che faccia pulita, gli occhialini da intellettuale, Giovanni Parisi, è un personaggio un po' diverso dal solito. Grazie Mario. Bene Giovanni, ti lasciamo e allora andiamo avanti con la presentazione del campionato mondiale dei supermedi tra Mauro Galvano e Nigel Benn. Galvano, che vedete inquadrato da Umberto Orti che cura la regia, è un tecnico, è un pugile dotato di un buon allungo, un allungo sinistro che usa con molta efficacia, e il destro invece lo porta raramente, sono colpi isolati quelli che porta col destro. Nigel Benn invece è un terribile picchiatore, 35 incontri, 33 vittorie, 29 delle quali per KO. Dei suoi avversari battuti, 13 sono finiti KO alla prima ripresa, 8 addirittura alla seconda ancora, quindi insomma è un picchiatore terribile da tenere sott'occhio soprattutto all'inizio. Comincia da Marino il campionato mondiale dei supermedi, Galvano contro Nigel Benn, subito all'attacco come una furia il pugile inglese. Il copione viene rispettato, Nigel Benn va alla caccia di Galvano, ha provato il gancio sinistro Benn ed è stato parzialmente bloccato dal guantone destro di Galvano. Galvano gira attorno all'avversario, deve evitare le bordate micidiali di Benn Galvano,
e quindi dovrà fare ricorso soprattutto alla sua mobilità e sulle gambe e sul tronco. Galvano, a questo proposito dobbiamo dire che è un pugile che ha un grande senso tattico. Stiamo a vedere. Sta a distanza Galvano, cercando di usare il jab sinistro. Vi ricordo il record di Galvano, 24 incontri, 21 vittorie, 2 pari e 1 sconfitta. Solo 4 vittorie prima del limite per Galvano. Tocca dopo il break dell'arbitro Galvano e lo statunitense Cortez ha ammonito Galvano. Attacca ancora il britannico Ben, che ha portato un destro al corpo. Vedete come proprio va alla caccia di Galvano Ben. È entrato col destro Galvano, era andato a vuoto col sinistro, ma il destro è riuscito a piazzarlo. Un destro di Ben al corpo. Finta i colpi, si abbassa molto con la testa Ben. Buono il jab sinistro di Galvano, che ha interrotto per un istante l'azione di Ben. Il destro ingancio di Ben è andato a segno al volto. E il primo colpo efficace messo a segno dall'inglese. E intanto Galvano ha risposto dopo il break dell'arbitro a un colpo che Ben gli aveva dato alla nuca. È un match molto sentito dai due. Ben ha detto stamane al peso e anche ieri in conferenza stampa, ridirò, romperò Galvano, lo farò a pezzi. E vedete subito l'intervento di Cortez quando i due sono in corpo a corpo. Finisce la prima ripresa, una prima ripresa che è andata avanti secondo quelle che erano le previsioni. Un Ben scatenato all'attacco, Galvano che ha cercato di girargli attorno e di evitare le bordate. C'è quasi sempre riuscito Galvano, ma nel finale ha accusato un gancio destro di Nigel Ben, colpo che comunque Galvano ha assorbito senza grossi problemi. Il destro comunque è stato abbastanza chiaro. Dobbiamo dire che Galvano è, ecco, Orti ci fa rivedere ed è proprio il gancio destro piazzato dopo 2 minuti dall'inizio del match da Nigel Ben. Dobbiamo dire che Galvano tatticamente gestisce molto bene i suoi incontri, l'ha dimostrato contro Keylor, contro Matteoni, contro Jimenez e contro Esset, tutti avversari molto difficili. Questa è la seconda ripresa, viene avanti Nigel Ben, il destro di Ben preciso al volto, l'ha sentito Galvano, insiste Ben, destro di Ben ha centrato il volto di Galvano. È segnato all'arcata sopraccigliare sinistra Galvano, è conseguenza del destro che ha da poco subito. Cerca di anticipare l'azione di Ben Galvano, ma lo fa in maniera un po' confusa, poi va vuoto col sinistro Galvano e lega l'avversario che stava per rientrare con i suoi colpi. Il sinistro ingancio da parte di Nigel Ben è andato a segno con precisione al volto. Il destro ancora di Ben, poi lavora il corpo Ben, montante destro ancora di Ben. È un momento buono per il pugile inglese. Galvano è ferito all'arcata sopraccigliare sinistra. Match subito molto difficile per Galvano. Ancora il destro di Ben, prima al volto poi al corpo, costretto a legare Galvano.
Match difficilissimo per il pugile di Fiumicino. Taglia la strada a Galvano, Ben acquista sempre maggior sicurezza. Ben confuse queste azioni in corpo a corpo, poi il sinistro di Galvano e un colpo che è riuscito a piazzare al volto Galvano, ma il numero dei colpi messi a segno da Ben in questo secondo round è nettamente superiore. Ancora Ben all'assalto, il suo destro ha sfiorato il mento di Galvano, ora il corpo Galvano, montante destro di Ben. Finisce la ripresa, anche questa ripresa come la precedente a favore di Nigel Benn. Un inizio quindi, come dicevamo prima, durissimo per Mauro Galvano. Si sapeva del resto, abbiamo anche detto presentando l'incontro, che il pugile inglese è terribilmente pericoloso nelle parti iniziali dell'incontro. Galvano ha subito parecchi colpi in questo secondo round. Due destri all'arcata sopraccigliare sinistra gli hanno provocato una ferita. Dobbiamo dire che, ecco Galvano con Rocco Agostino, dobbiamo dire che Galvano ha dato la sensazione di temere parecchio i colpi di Ben e non è riuscito nel suo intento, che è ormai tradizionale per i suoi incontri, di mandare fuori misura l'avversario e di tenersi sempre fuori della portata dei colpi dell'avversario. Terza ripresa, Ben ancora all'attacco. C'è notevole differenza sul piano della potenza. Ben è un picchiatore puro, tra l'altro ha due sconfitte subite per KO, come spesso accade ai picchiatori quando perdono proprio per KO, è il loro modo di combattere che li espone ai colpi degli avversari. Ha toccato alla nuca anche ora Ben e Cortes l'ha richiamato. Attacca Galvano, va segno col sinistro, finisce fuori dalle corde Nigel Ben, toccato dal sinistro di Galvano, Ben è finito fuori dalle corde, non viene contato il pugile inglese, riprende il match. Doveva essere contato comunque, i colpi c'erano stati, Cortes ha sbagliato a nostro parere. Riprende il match, grossa opportunità per Galvano che con un sinistro poi doppiato dal destro ha messo in difficoltà Ben. Ancora un sinistro di Galvano, è andato a segno, poi buon lavoro al corpo da parte di Ben. Appare un po' rinfrancato Galvano. Avete visto l'inglese dopo essere andato alle corde, diceva all'arbitro, faceva i gesti evidenti con le braccia che non doveva essere contato. A nostro parere però i colpi c'erano stati e invece il conteggio sarebbe stato tutto sommato legittimo. Comunque l'importante è che anche Galvano sia riuscito a trovare una breccia nella guardia di Nigel Ben. Sembra un po' più incisiva ora l'azione di Galvano,
che subito lega l'avversario quando ha qualche problema in corpo a corpo. Il sinistro di Galvano d'anticipo e poi lega Galvano, il destro ora di Ben, risponde Galvano col gancio sinistro, montante destro di Ben preciso. Match durissimo, molto combattuto, anche molto spettacolare. Ancora Ben all'attacco, alle corde lega Galvano, cerca così di imbrigliare l'azione dell'avversario. Finisce la terza ripresa, caratterizzata dalla circostanza nella quale Mauro Galvano, che si è spendato a sempre, ha messo fuori dalle corde l'avversario. Ecco l'angolo di Mauro Galvano che all'occhio sinistro sempre più segnato. E Rocco Agostino chiama l'arbitro Cortes perché controlli la ferita. È ferito anche al sotto l'occhio Galvano. Sentiamo cosa dicono all'angolo di Galvano. All'angolo di Galvano non si è sentito, comunque c'era anche il dottor Moscetti, il medico del campionato, e ci sono grossi problemi all'angolo di Galvano. Forse il match non può proseguire, non può proseguire. Il dottor Moscetti ha detto che Galvano non è in condizioni di andare avanti e quindi nell'intervallo tra la terza e la quarta ripresa il match viene fermato per intervento medico, per ferita. Quindi Galvano viene fermato e Galvano lascia la corona mondiale dei supermedi all'inglese Nigel Benn, 28enne di Ilford. Era prevedibile anche una soluzione prima del limite nelle prime riprese, ma si pensava più che altro a un KO proprio per la grande potenza di Benn. Tecnicamente si diceva che se il match fosse andato avanti Benn avrebbe avuto difficoltà, ma le bordate di Benn sono state micidiali e hanno provocato la ferita all'occhio sinistro di Nigel Benn. Intanto c'è un po' di nervosismo, abbiamo visto Benn rispondere al pubblico che lo fischiava. Tra poco avremo il verdetto. Comunque Nigel Benn è il nuovo campione mondiale dei pesi medi, come avete visto. È stato un match subito durissimo per Galvano. Galvano ha cercato di stare, di girare alla larga, ha fatto quanto ha potuto, ma poi i colpi di Benn gli hanno provocato queste ferite, allargata sopraccigliare anche sotto l'occhio. Ed ecco Mauro Galvano, quindi le ferite ti hanno fermato. Mario, era dalla seconda ripresa che facevo, che, dall'inizio della seconda ripresa che stavo con un occhio, poi ho preso una capocciata seguita da un pugno e mi si è chiuso totalmente. La terza ripresa, l'ultima metà proprio, ho fatta senza vederci completamente dall'occhio. Avete chiaro? La seconda ripresa accusavo, veniva a testa bassa, picchiava anche con l'interno del guante, molto scorbutico il coach. Avete chiamato voi il medico? Non lo so quello che è successo. Io ho visto Rocco che ha chiamato. Dico Rocco, la ferita com'è? È grave. Se, infatti io non ci vedo dall'occhio, però non l'avrei fermato mai in match, insomma, io si ripeterà, non c'è problema. L'avversario è molto forte. Ti posso aggiungere che lo credevo più forte, lo batto tranquillamente quando ci rifaccio, non c'è problema. Comunque lo credevo molto più forte, infatti ho usato molta astuzia da vicino, ho cercato di farlo. Io qui l'avevo fatto accusare, lo stavo a mettere per terra, Mario. Sì, infatti, il tuo l'avevo
Forse io ho anche detto che doveva essere contato. Sì, l'avevo fatto accusare. Comunque, mi piace perché i match così non sono mai, insomma, gradevoli a vedere, tre riprese. Però questa per me è una professione, un lavoro, quindi bisogna questo dato. D'altronde a me non mi hanno mai regalato niente, Mario, su ring. Io ho perso un match una volta che ho pareggiato un match che avevo vinto nettamente. E un'altra volta non ho pareggiato un altro che me l'avevo vinto uguale, ne ho perso uno che avevo vinto, quindi è la prima volta, insomma, che finisco un match che non sono soddisfatto, però va bene uguale, il campione titolo mondiale rimane in Italia, va bene così. Adesso ringraziamo Galvano per quello che ha detto. Il titolo passa all'inglese. No, è non contest quello. Viene dato il no contest perché ancora. Certo, dovrebbe ripetersi l'incontro. Quindi è per quello che Rocco ha chiamato. Adesso se siccome. Sì, Rocco intelligentemente, se l'ha chiamato l'ha fatto intelligentemente, io non vedo più da un occhio. Ciao. Perfetto, grazie a Mauro Galvano. Aspettiamo la decisione ufficiale, ancora non c'è. Quindi il match dovrebbe vedere ancora, e infatti così sembra essere, Galvano campione del mondo. Rocco Agostino ha saggiamente sfruttato le circostanze, ha chiesto l'intervento del medico e considerato, appunto, come diceva Galvano, che le ferite sono arrivate entro la terza ripresa, secondo il regolamento della WBC c'è il non contest. Tra l'altro dovete sapere che il regolamento federazione per federazione cambiano e c'era molta confusione. Ben è convinto di aver vinto e infatti vediamo l'inglese che sta esultando, quindi c'è un momento di grande confusione. Nigel Benn è convinto di aver vinto, quindi noi teniamo ancora la linea per stabilire cosa effettivamente è successo. Vedete Nigel Benn intervistato dai colleghi della televisione inglese. Adesso aspettiamo il verdetto ufficiale. Ecco, stanno annunciando il verdetto e forse non è come dice Galvano, forse la vittoria è andata a Nigel Benn. Purtroppo nel pugilato i regolamenti sono molto complessi e sono differenti federazione per federazione. Neanche gli addetti ai lavori molto spesso sanno come comportarsi. L'unica cosa a questo punto è attendere il verdetto ufficiale. C'è molto disorientamento da parte di chi sta qui a bordo ring. C'è Nigel Benn che dice qualcosa al pubblico, eccolo, vedete. È una conclusione molto polemica questa, come del resto polemica era stata la vigilia del combattimento. Stiamo cercando di interpretare quanto succede qui da bordo ring, dalla nostra postazione, ma vediamo che la confusione è totale. I due pugili sono ancora sul ring, Galvano è convinto di aver vinto, la stessa cosa è per l'inglese Nigel Benn. Nessuno dei due lascia